Thanos è Star-Lord. Tu gli hai detto to- Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oh, oggi come potete vedere ragazzi ci troviamo a Lucca Comics, primissimo giorno oggi venerdì di Lucca Comics, quindi iniziamo subito a rompere palle un po' ai cosplayer che stanno qua in giro. Però ragazzi, non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre, lo sapete già. Dai, ci, dai, andiamo sulle mura a vedere cosa ci sta. Andiamo a rompere palle ai cosplayer che stanno sopra le mura. Raga, ci sta Pinocchio, ci sta Pinocchio. Sei Pinocchio? Sei, chi sei? Sei Pinocchio? Sono amico di Pinocchio, abbiamo qualcosa in comune. Scusate, non vedo niente, sono la cieca oggi. È cieco, è un Pinocchio cieco, raga. Ma, cioè, ma tu, ma perché hai fatto sto coso che non ci vedi? Sono masochista nella vita, infatti mi sono anche sposato. Ah, ecco, bra. Questo invece, che cos'è questo? Che cos'è sto coso? In teoria dovrebbe essere una fionda. Una fionda, una fionda in teoria. Come fa adesso una? Ma è gigante, gigante per essere una fionda, zi. Gli serviva un pennello grande, sono discorso. Ah, per una lancia grande, un lancione grande serve il coso grande. Ho capito. Senti, ma fai vedere un attimo, ma fai vedere un bello, pesa. Quindi questa è una fionda, qua si mette a pietra e si tira, giusto? Si tirano le cose. E allora mo vado a fare un po' di tiraggio a quelli vado. Dice, c'è sta, che cosa sei tu? Cos'è? Sei una zanzara? Sei che sei con queste ali giganti? Che? Una witch. Una? Witch. Winx? No, Winx. Winx sono le fate. E tu invece sei? Una witch. Una witch, ok. In italiano? Allora, le fate proteggono Alfea, mentre le witch proteggono Kandrakan, che è la barriera tra i mondi. Ok, grazie mille. Quindi, e perché hai scelto sto personaggio, zi? Perché mi piaceva da piccolina, perché l'ho letto quando andavo alle elementari. Ah, quindi è proprio una roba... Sì, beh. 2000. Ah, vabbè, ma dai. Ma ste ali le hai fatte tu o le hai prese dal cinese? Fatte tutte io. Tu le hai fatte, non ce credo. Dei tubi idraulici, mentre queste sono cartelline praticamente per andare a scuola. Ah, capito, sì, si può fare pure con queste cose così, se c'è la witch, fai la witch. Senti, come ti chiami? Ilenia. Ilenia, mi raccomando, raga, fate anche voi quei cartellini, beh, a me piace. Quindi sai volare? Ancora no, ma ci sta lavorando. Ci sta lavorando, raga, ci sta lavorando, che poi vi faccio vedere come vola. Oh, come te chiami, zi? Mi chiamo Luca. Luca è il tuo personaggio, come si chiama? Diglielo che loro non lo sanno come ti chiami. Sono il maestro Jiraiya, maestro di Naruto, gli ho insegnato il Rasengan. E mi sono preso anche una bella botta quando ho tolto il sigillo. Fagli vedere come si fa il Rasengan, faglio vedere. Non lo so, al massimo posso fare la tecnica del richiamo. Fai a vedere, com'è che la tecnica del richiamo, fai a vedere. Sì. Così. Questo ragazzi è il tutorial, mi raccomando. E così. Ok, poi esce, cosa esce? Poi escono i rospi. Escono le rane. Escono le rane che se cucinano i cinesi. Fanno le rane. Oddio, le rane fritte. Quelle ce lo fanno. In Cina e c'erano le gambe. So buone. Non le ho assaggiate, non ho avuto il coraggio. Però mi fido. Vabbè, e quindi mo vai a fare un po' il Rasengan un po' in giro. Sì, adesso vado a insegnarlo agli altri Naruto. Lo vai a insegnare, mi raccomando, ragazzi. Ripetete, mettete in stop il video, mettete rewind e ripetete insieme a voi il Rasengan. Black Spider-Man, il Capitan Findus, sì. E Nostromo e Misa che sono loro. Senti, com'è che, perché c'è questo personaggio Black Spider-Man, giusto? Sì, perché era quello che Amazon Prime mi dava. Chi arrivava prima, diciamo. Quello che arrivava prima, giustamente. Invece ci sta pure il nostro uomo, giusto? Sì, peschereggi ormai sono fermi. Sono sulla qua. Terraferma, quindi. Sono sulla terraferma. Invece quelle è. Così. Mi sa che lei, mi sa. Perché è la prima volta che venite qua, raga? No.
Anche l'anno scorso siete venuti, dai, dai. Qua invece la Black Spider-Man sta partendo. Corretto. Che c'hai qua dentro? Che c'hai qua dentro? Gli altri travestimenti di Spider-Man, raga. Vado a piamme Spider-Man! Il gatto e la volpe di Pinocchio, giusto? No. Ci andiamo vicini. Tu, allora, dove, allora, dobbiamo dire, questo inquinamento atmosferico non è poi così tanto male, eh? No, infatti sta belli caldi. Sta belli caldi, ragazzi. Sì. Tutti a dire conto, invece no, una cosa positiva l'ha fatta, dai, il caldo. Sì, pare fine agosto, settembre, è vero, ragazzi? Infatti, sì. Ma è successo a Lucca Comics, raga, mai, se non siete venuti quest'anno a Lucca Comics, va piano del culo, perché questa è una cosa che una volta ogni mille anni, diciamo. Quindi, è una cosa, ecco. Il culo che è anche bello sereno. Beh, infatti, state zitto. Per state oggi. Zitto, che forse gli scampamo. Forse c'è casca. Forse c'è duri. Che fai con sto arco? Il mio personaggio ha un arco, è un personaggio di Genshin Impact. E che cosa spara con l'arco? Le frecce, solo dove che stanno? Non posso portarmele dietro per sicurezza, diciamo. Per sicurezza, ragazzi, la sicurezza prima di tutto. Dunque, tu fai con le, lanci le frecce, diciamo. Sì. Perché c'ha le orecchie, sì? Perché il mio personaggio ha le orecchie. C'ha le orecchie da volpe. Cioè. Sì. È una mezza volpe, guarda, c'è pure la coda. Raga, come è attaccata la coda? Con la cinta è attaccata la coda, sì, raga. Sì. Con la cinta stavate a pensare male, raga. No, già stavate a pensare. C'ha l'elastico, raga. Stavate a pensare male. Invece tu con spadone, che fai? Zi? Oh, ma è pesante, zi. Oh. Sì. Porca. Che fai con sto spadone? Inuyasha. Inuyasha, quindi il tuo personaggio come si chiama? È Inuyasha. Inuyasha, il tuo personaggio è Inuyasha, diciamo. No. E quindi tutto roscio, diciamo, con sto. Sta collana, che so, denti, sto sua collana. Dovrebbero essere denti, sì. Dovrebbero essere denti. E tu che fai il tuo personaggio? Spiega. Allora, che magari loro non hanno mai visto Inuyasha. Il tuo personaggio che fa, diciamo? Qual è la caratteristica del tuo personaggio? Parla in breve, è una testa calda. Cioè va a litiga con tutti, diciamo. Sì, dopo c'è la ragazza con sta catenina qua, che lo governa e lo manda a cuccia ogni due per tre. Ah, vedi, quindi è un po' un sottomesso, uno schiavetto. Diciamo che gli tocca. Quindi con sto spadone invece va a rompere palla a gente. Quello che faccio io, diciamo. Raga, qua c'è sta pure Capitan Findus, raga. Capitan Findus, capito come? Capiamo tutto. C'è sta il salmone, il tonno, il salmone con la Filadelfia. Ok, questo è il bastoncino classico. Il bastoncino. Il sofficino mo so perso. Luke è grande. Vabbè, c'è stato quello del. Questo ti sei magnati, questo. Questo è rimasto sulla scatola, mi dispiace, sei arrivato tardi. Se vuoi viene un altro, però. C'era l'altro bastoncino. È crudo. che poi ci cubiamo. Attenti al prescelto. Quello non lo so poi se ti rimane sullo stomaco. Vabbè, raga, c'è sta Capitan Findus, raga, andiamo, c'è il docere, è parcheggiata la barca lì, da là sta la barca. Sta in seconda fila, infatti non so se passano i pirati, mi fanno una multa. No, sì, andiamo a spostare la barca, andiamo. E raga, qua c'è sta Goku che si sta imbriacando birra. È Sidro. Se vabbè. Perché c'è questo personaggio, sì? Perché è comodo. Perché è comodo. Certo, comodissimo, cammino in borghese praticamente, tranne la parrucca, ma è tranquilla. C'è sta, c'è sta. E questa è che versione è di Goku? Spiega che magari loro. Questa è la versione di Goku 10 giorni prima del Cell Game, quando va in borghese a cercare le sfere del drago. Oh, tipo questa. Tipo quella, raga. Esatto. E nel frattempo, cioè, si embriaca. E tra una sfera e l'altro si beve. Tira giù un drinchetto, esatto. Diciamo. Perché senza beve, qual è il piacere della vita? Se ne bevi, bevi in compagnia. Certo. Se non bevi in compagnia. Andiamo a fare una birra. Qua c'è sta pure Thor e Star-Lord, giusto? È Thanos. E tanto Thanos e Star-Lord. Come gli ha detto Thor? Fagli vedere come distruggi tutto. Ho bloccato. L'ha bloccato, raga. Iron Man ha trovato la soluzione. Gli ha fallato il guanto. E quindi, perché hai scelto questo personaggio, zi? Perché è quello più stiloso, è quello che mi si addice di più, diciamo. La pistola, andò sta? L'ho messa da parte perché sennò rischio di ammazzare qualche bambino. Non. Di acciacca qualche bambino. Invece tu perché hai scelto questo? Dio, Thanos, perché hai scelto sto coso qua?
Sto coso qua? Sto coso qua. Serve per fare il culo alla gente, solo che in questo momento ci stiamo divertendo, quindi mi pare ovvio anche bloccare. Evitiamo per stavolta. E vabbè, bello, mi piace proprio. Beh, ragazzi, è fatto. Beh, tu c'hai un Walkman pure che so, fagli vedere come sono il Walkman, Senti, noi andiamo. No, con sto guanto puoi trasformare anche le cose, giusto? Teoricamente sì. In realtà posso trasformarle. Puoi trasformare loro, raga. C'ho un paio di drink di acqua, cioè delle balle, dei boccioni d'acqua. Andiamole a trasformarle in vino. È il campo d'azione di uno vecchio di 2000 anni. Via. Via com'è, andiamo a trasformare l'acqua in vino. Andiamo. Qua c'è sta pure dottor Polipo, c'è sta occhio. Dottor Po, come si mette qua? Perché c'è questo personaggio, zi? Perché è bello, è cattivo, è interessante e soprattutto per cercare di conquistare il mondo. L'hai fatto tu o te l'hanno fatti i cinesi che c'hai sotto lo scantinato? No, i cinesi. I cinesi sì, sottopagati poi. Però non in maniera razzista, lo diciamo, perché mi dissocio di base. Però ce li ha nello scantinato, sì, che sì, lavorano sempre. Ti hanno un bello spazio. Hanno un bello spazio per farti tutto sto mammatrone che c'hai qua dietro. Esatto. Brava, mi piace proprio. Come te chiami? Il personaggio o io? Il personaggio. Ah, dottor Otto Ottavius. Senti, spiegagli un attimo a lui proprio che ci sta a guardare, che non conosce lui, che sì, non conosce. Com'è? Spiegagli un attimo sto personaggio, com'è? Uno dei principali antagonisti di Spider-Man è uno scienziato. Cos'è che lo caratterizza? Direi queste quattro cose. È abbastanza caratteristico. È abbastanza caratteristico. Lei che lo riconosci da lontano. Quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sono viene i tentacoli e va zanna così. Sì. Ci stanno pure i due flash e anti-flash. Anti-flash, ragazzi. Senti, voi ragazzi siete proprio veloci. Più veloci, veloci in tutti i sensi, zi. No. In tutti i sensi sono veloci, raga. No. Ha specificato. Noi abbiamo un'applicazione vibratore che è molto meglio. Ecco, come te chiami? Ivan. Ivan, e tu invece come Daniele. Ti chiami? Daniele. Quindi siete veloci anche là nel letto, no, diciamo. No, assolutamente. Lì andate prendiamo con comodo. Bisogna essere selettivi. Certo. Senti, perché questi personaggi avete scelto, raga? Beh, ci piace l'universo, ci piacciono i personaggi. Supereroi, i nostri preferiti. Senti, visto che là c'è sta lui che voi due non ve conosce, vive in una grotta, sta vedendo sto video da una grotta, non ve conosce. Okay. Spiegagli cos'è che caratterizza il tuo personaggio, così. Beh, il suo superpotere, il più veloce, del mondo. Cioè lui corre? Certo. Corre un sacco di altri poteri poi che derivano dalla super velocità. Dine uno. Ma può viaggiare nel tempo. Addirittura. Certo. È talmente veloce che viaggia nel tempo. Esatto. Invece il tuo cos'è che lo caratterizza? Perché manco a te te conosce a lui. Io sono l'esatto opposto di lui. Cioè lui è veloce, tu sei lento. No. Nel senso che sono cattivissimo. Ah, ecco. Stessi poteri. Ok. Io arrivo dal futuro, lo idolatravo. Ok. Però non sono mai riuscito a essere alla sua altezza. Fino a che poi ho scoperto che l'avevo fatto sparire io, che ero il suo più acerrimo nemico. Ah, ecco. Che spiegazione. Infatti, ragazzi, c'è la prova proprio che vedi, lui non è alla sua altezza, lui è quel centimetro più alto e infatti è così, ragazzi. Quindi chiudiamo insieme sto video, diciamo, ragazzi, iscriviti al canale, mi raccomando, ragazzi, sennò viene l'antiflash e ti smaterializza. Che fai? Ti infilza la mano nel cuore, proprio così, e ta leva. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Noi invece ci vediamo a un prossimo video a rompe balle ai cosplayer di sabato. Dai, sciocari!